Ciao belli, bentornati sul punto di G, io sono il vostro G ed oggi siamo qui con un aggiornamento per quanto riguarda la mia build personale. Si vede che sono eccitato e sono fomentato? Beh, bene, sedetevi, preparate i popcorn perché vi farò vedere qualche pezzo hardware decisamente molto molto interessante. L'aggiornamento sarà fatto alla mia build da streaming, ma prima di cominciare vorrei farvi una piccola domanda. Scusate, ma a voi, quando serve una chiave di Windows, una chiave di Office, una chiave di qualsiasi software, a chi vi rivolgete? E soprattutto, perché non vi rivolgete a Mr. Keyshop? Perché? Adesso ve lo spiego io. Semplicemente perché Mr. Keyshop vende delle chiavi che sono già scontate al 70% molte volte, vende chiavi praticamente di una marea di software e soprattutto vende delle chiavi che sono genuine, che non vi scadranno nel bel mezzo dell'utilizzo di un software. Ho già collaborato con Mr. Keyshop, molti utenti si sono effettivamente dichiarati soddisfatti dell'operato del sito, per cui perché non andare a dare un'occhiata? Il link è in descrizione. Il pagamento è sicuro perché potete pagare con qualsiasi mezzo voi vogliate, che sia esso una carta, sia esso PayPal, sia esso contanti. Non credo che accettino contanti, però ci siamo capiti, ecco. Per cui, in descrizione c'è un link se vi serve un software. Mi raccomando, non perdetevelo. Allora, dicevo, l'upgrade sarà fatto alla mia build da streaming. Chi ricorda il video di qualche tempo fa sa che io stavo cercando di racimolare qualche soldino per comprare un Ryzen 7 5700G. Infatti, ho anche indotto un giveaway del 3400G. Purtroppo non siamo arrivati alla cifra che mi era stata chiesta per ricevere comunque un compenso da Epic e da Stream Elements, quindi mi sono dovuto adeguare in altre maniere. Per fortuna il signor MV Hardware, quindi il signor Marco Verdoliva, ciao Fradomo, è venuto in mio soccorso dicendo: G, guarda, tu hai un 3400G, io ho un 5700G nel mio PC da salotto, è troppo potente per quello che deve fare, sinceramente preferisco che lo utilizzi tu per fare delle cose, quindi perché non mi dai il 3400G e io ti do il 5700G? Ci siamo messi d'accordo e il 5700G sta arrivando. Adesso, per chi non dovesse ricordare la mia build da streaming, il 5700G andrà su questa bimbetta qui. Questa qui è una B550i Aorus, una mini ITX che ho acquistato qualche tempo fa quando stavo appunto ancora facendo il mio setup doppio PC. È una scheda madre fantastica con una marea di connessioni, estremamente resistente. Ragazzi, pesa un botto, c'è un sacco di metallo qui su. La CPU sarà affiancata da 16 GB di RAM a 3200 MHz, un 970 Evo Plus, e adesso cominciano le cose interessanti che voglio farvi vedere. A parte qui il 5700G, pensate un attimo, quel bellissimo processore 8 core 16 thread che ha un chip grafico più potente anche del 12600K, quindi tanta roba per l'encoding hardware. Ma avevo intenzione di fare un upgrade anche al dissipatore del 5700G. Io per adesso ho sempre utilizzato questo qui piccolino della Noctua per il 3400G. Precisamente non ricordo il modello, ma ve lo scriverò da qualche parte. E sono rimasto molto soddisfatto, ma il 5700G potrebbe scaldare molto di più. Poi ho visto che effettivamente non è così, ma comunque per fortuna c'era la nostra cara amica Be Quiet, che ha deciso di mandarmi un Dark Rock Pro 4. E io pensavo di utilizzarlo su questa build, c'è però un piccolo problema, e cioè, uno, lasciamo stare la compatibilità di scheda madre e dissipatore, ci va, ho provato, bene o male ci va. Però questa piccola scheda madre deve essere utilizzata con una scheda d'acquisizione sulla porta PCI Express, quindi non ci sarebbe spazio per montare un dissipatore così. E quindi nulla, rimarremo per quanto riguarda il 5700G con il piccolo Noctua. Un altro upgrade interessante che sarà fatto a questa build è stato possibile grazie al contatto diretto con Sabrent. Questo qui, amici, è un Sabrent Rocket da 1 TB PCI Express 3.0. Voi direte: G, ma perché non un 4.0? Perché i Sabrent Rocket 3.0 scaldano molto di meno dei 4.0. Vabbè, di PCI Express 4.0 scaldano decisamente molto di più. Secondo, per una build da streaming non ho bisogno di velocità estrema per quanto riguarda l'archiviazione, perché quella build da streaming con un 5700G può anche essere utilizzata per registrare campioni, per registrare test in 4K a 60 frame al secondo. Inoltre, l'SSD NVMe sarà messo nella parte posteriore della scheda madre. Ora, il Sabrent
ha già un piccolo dissipatore, una patina credo che sia in alluminio o comunque rame sui moduli di memoria, quindi voglio dire, non è che sarà così difficile dissipare un 3.0. Metterlo qui, ma non lo so, magari ci metto qualche pad termico, non so come fare, mi inventerò qualcosina, ma ad ogni modo sarà tutto su questa minuscola scheda madre in un pacchetto decisamente compatto e potente allo stesso tempo. Ora però subentra un altro problema, e cioè, G, ma se devi registrare qualcosa, come fai a trasferire i vari file? Questa mo è qualcosa a cui non ho ancora pensato, magari, non so, un SSD esterno veloce, non ne ho idea. So però che magari far comunicare i due PC o magari utilizzare una sola periferica per tutti e due i PC non sarà così difficile. Questo perché? Perché Ekka mi ha mandato un Logitech MX S2. Se voi mi conoscete tanto così, sapete che io adoro i mouse della Logitech. Non avevo mai provato un MX. Sinceramente parlando, questo è un mouse per la content creation, quindi molti di voi non ne troveranno un beneficio ad acquistare questo mouse, però avendo una doppia rotella per editing e streaming e avendo il supporto integrato a Flow, un software che permette di unire letteralmente due computer in uno e quindi di utilizzare il mouse su due computer diversi, il lavoro sarà decisamente molto più facilitato. Raga, che dire, io pensavo di dover abbandonare sinceramente il progetto doppio PC e dover magari vendere i vari componenti, però per fortuna e grazie soprattutto al vostro supporto, perché alcune di queste cose sono arrivate sì grazie al lavoro che stiamo facendo con Plurimum Network, tra virgolette, andate su Instagram, Plurimum Network è il network a cui appartengo, è un network gemellato con Tripodo Shop, letteralmente gemellato con Tripodo Shop, quindi andate a dare un'occhiata, magari mettere un follow, andate a dimostrare il vostro amore, ok? Grazie. Dicevo, tutto questo è possibile grazie come sempre al vostro supporto. Il progetto del doppio PC da gaming, streaming, eccetera eccetera, è comunque nato grazie a voi e grazie agli sponsor dell'epoca, grazie alle visualizzazioni, grazie alle sub sul canale Viola, che io ho potuto permettermi in upgrade e ho potuto prendere questo bimbo Pantex Ento 719 che mi permette di avere due PC in un solo case. Preparatevi ad avere tanti contenuti divertenti, specialmente per quanto riguarda il Dark Rock Pro 4, perché prossimamente lo proveremo su un 5800X e sappiamo benissimo quanto un 5800X possa essere caldo. Metteremo veramente a dura prova questo dissipatore. Per cui nulla, io concludo qua il video, volevo solo aggiornarvi su quello che sta succedendo per quanto riguarda il lato upgrade. Ci saranno dei test registrati al massimo della qualità, perché sapete che su questo canale la qualità è la parola d'ordine, e tutto ciò sarà possibile grazie al vostro supporto. Per cui grazie mille, davvero, non so che altro dirvi. Ci vediamo a un prossimo video, sempre qui sul punto di G, sempre qui col vostro G, e mi raccomando, aspettatevi tante 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 cose belle. Ciao ciao belli, ciao.